prospettive dell'economia italiana, quelle di oggi e appunto quelle future, insomma, quali sono un po' i punti salienti? No, io il modo con cui descrivo spesso l'economia italiana è quella di è come una nave che galleggia, non va particolarmente veloce, però sta a galla, c'è qualche falla sopra la linea di galleggiamento, però finché il mare è tranquillo e il cielo è sereno, noi stiamo a galla, andiamo avanti, camminiamo, ci muoviamo, galleggiamo. Il problema è che se non eliminiamo queste debolezze strutturali, un debito pubblico alto, bassa capacità di crescita, secondo me è anche un problema di competitività rispetto all'estero, e allora prima o poi il temporale scoppia, e allora c'è il rischio che, come succede, che ci sia un'altra crisi come c'è stata nel 2011-2012. Questa manovra economica 2020 va nella direzione di continuare a farci stare a galla oppure si prospetta un temporale? No, è una manovra di galleggiamento, è una legge di bilancio che non sarà la causa di una crisi, però non elimina le nostre vulnerabilità strutturali, quindi se arriva la tempesta ci troviamo coinvolti, siamo tra i primi paesi a essere attaccati dai mercati finanziari, temo. Quindi c'è da sperare che non ci sia un temporale, che i tassi di interesse mondiali rimangano bassi, che l'economia mondiale può aver rallentato, che si riprenda a crescere, ma che non si finisca in una crisi tipo quella del 2008-2009, oppure a livello europeo una crisi tipo quella del 2011-2012, perché noi saremo pienamente coinvolti, temo. Bisogna fare in modo che l'Italia cresca di più, e per farla crescere di più le imprese private devono investire di più, perché c'è anche l'investimento pubblico, ma il motore principale deve essere la voglia degli imprenditori italiani di investire in Italia, non all'estero. E se si chiede alle imprese perché non investono più in Italia, da anni ci sono tre cose al primo posto. Uno, il livello della tassazione, che va ridotto trovando delle fonti di finanziamento permanenti, cioè non facciamo i tagli delle tasse in deficit, cioè prendendo i soldi a prestito. Secondo, la burocrazia, che è troppo pesante, va ridotta, troppe regole, troppi moduli da compilare. E terzo, la giustizia civile, che è troppo lenta, 8 anni per un processo civile ancora, che arriva al terzo grado di giudizio. Green economy, insomma, sì. Il Green New Deal, sì. Come lo chiama il governo, adesso al netto della, come dire, della moda e della retorica, cosa c'è di importante da fare da questo punto di vista? Il tema è molto serio, molto importante, c'è un problema a livello, però non è soltanto italiano, c'è un problema a livello mondiale, il riscaldamento climatico è effettivamente un problema serio. Ci sono cose che l'Italia può fare per conto suo, avere investimenti verdi è una cosa appropriata, poi bisogna passare dalle parole ai fatti, però.